Non mi capitano mai auto storiche di un certo livello, questa volta invece ce ne abbiamo due. Sono due Renault 5 GT Turbo, entrambe equipaggiate con il 1004 Turbo Garrett a carburatori, ma entrambe nascondono in sé delle differenze e oggi, grazie all'aiuto di Mirko, proveremo prima a guidare questa blu, che è quella stradale, e poi questa grigia, che è praticamente un N dell'epoca resa stradale. Mirko, un'introduzione di queste due macchine. Adesso con Samuele vedremo, guidando le due auto, le differenze che ci sono tra un'auto stradale e un'auto quasi stradale, facendo un confronto comparativo tra un 1004 di nuova generazione, come l'appunto che abbiamo visto negli episodi precedenti, e un 1004 turbo di vecchia generazione, ovvero queste due Renault 5 Turbo. Allora amico, ci siamo, questa è la stradale. L'approccio in curva come deve essere? Avendo una regolazione del turbo molto diversa da quelle che sono le macchine odierne, ovvero il turbo abbastanza ignorante, passiamo da niente a tutto. Le tecniche sono due: una più conservativa, ovvero di inserire l'auto senza l'uso del gas, arrivare al punto di corda e poi, man mano che riapro il volante, dare gas in modo parziale, in modo progressivo, per giungere al punto d'uscita. Sì, infatti come l'ho toccato è partita, eh? Oppure c'è una tecnica un po' più complicata dalla vecchia guardia, che sarebbe fare la curva col gas e utilizzando il piede sinistro per frenare. Questo cosa ci consente? Ci consente intanto di caricare peso sull'avantreno mediante l'uso del freno, avere più impronta a terra, e dando gas allo stesso tempo di avere il turbo già in pressione durante tutta la percorrenza della curva. Questa 5 turbo comunque dà delle sensazioni davvero ottime, lo dicevo anche prima col tuo fratello. E cosa mi dici invece del volante? Deve essere fluido o possa essere un pochino più aggressivo? Beh, poi ci sono anche lì diverse scuole di pensiero a seconda anche di uno delle attitudini che ci sono. Indubbiamente una guida più fluida, notando che parliamo sempre di un'auto, non è sempre di serie. Bisogna cercare di correggere il meno possibile, ma essere comunque decisi sul volante, specie nei cambi di direzione. Devo essere sincero, comunque non mi aspettavo un telaio così reattivo. Ma dimmi una cosa. Mi sto divertendo troppo. Anteriore, devo frenare prima della curva o in mezzo? No, chiaramente bisogna frenare prima della curva per aumentare il carico di chili sull'avantreno e, come dicevo prima, avere più impronta a terra, mollare il freno e andarla a inserire. Questo ci permette... Vai, stai divertendo! Questo ci permette di evitare intanto un bloccaggio, perché arrivo a frenare troppo tardi. Secondo te ora sono pronto per provare quella vera, quella quasi N? Cosa ti devo dire? Sì. Devi dirmi tu, secondo te sono quasi pronta? Sì, sì, sicuramente sei pronto per salire sulla configurazione N. Comunque si sente subito la differenza tra una quasi N. Che puttana si tira, zio! Mi chiami più, ma come cazzo è possibile?
macchina un po' più, cioè senza un po' più, è una macchina sicuramente più stabile, decisamente più curata, e quindi bisogna ragionarla leggermente prima rispetto al modello di serie. Sono diverse. Io non so cosa dire, Mirko. Cioè, io sto più guidato il 106 pensando fosse un'ottima auto. Ma il 106 è un'ottima macchina, una erogazione diversa. Sicuramente per certi versi sulle percorrenze è anche più stabile di questa. Poi tra l'altro sembra che non abbia. Cioè non è il servosterzo, ma sembra che ce l'abbia. Sono talmente leggere queste macchine che non. E poi con una, avendo una gomma così piccola, un cerchio così piccolo. Scommettiamo i libretti? Ci scommettiamo i libretti? Un consiglio per chi guida una macchina del genere la prima volta? È di fare attenzione all'erogazione del turbo. Con questa configurazione d'assetto, quindi nelle curve corte ci consente di effettuarle molto forte. Nella percorrenza lunga è un po' più complicata per il discorso di gestire il turbo usando il sinistro, quindi usando freno e acceleratore insieme. Diventa più facile e efficace, una volta che si è acquisito la tecnica, fare una curva con un ampio maggiore con tanto gas. Quando uno non è ancora all'altezza di usare freno e acceleratore insieme, diventa pericoloso, perché da un momento all'altro il turbo può aumentare la pressione portando l'auto in sottosterzo. Ok, quindi se non sai usarlo bene di sinistro, nelle curve a lunga percorrenza è consigliabile aspettare di aver passato punto di corda per riuscire, per riniziare a dare gas. Okay. Era il problema degli incidenti di queste tipologie di auto qua, erano le sottosterzate. Ti portavano fuori quando entrava il calcio. C'era molta deriva durante il calcio e la conseguenza era andare a muro o a rail via. A rail mi è piaciuta. Finalmente sono in macchina con una persona che i motori non solo li mangia, ma li annusa. Presentati. Niente, io sono il proprietario delle due macchine che ho comprato e curo sempre. Questa qua su cui siamo adesso l'ho comprata 10 anni fa. La macchina quando l'ho comprata era in discrete condizioni, però visto che sono abbastanza pignolo, ho deciso di restaurarne dall'inizio alla fine. Cosa hai fatto per renderla così senza rumori, così direzionabile? Cioè, hai detto che hai montato un assetto? Un assetto stack che veniva usato un tempo, però diciamo che la macchina non ha alcun rumore perché praticamente è nuova. Anche perché io questa qua, essendo che la tengo come una reliquia, la uso molto poco. Attualmente c'ha 5.000 km da quando la meccanica è stata rimontata tutta quanta da zero. È stato fatto tutto, dal motore al cambio, alle sospensioni, ai freni, qualsiasi Cinemblock, qualsiasi tirante, braccetto, sospensione. Hai fatto un restauro di quelli che si possono. Magnatali. Bravo, di quelli che si possono chiamare, che hai tirato la mano alla scocca nuda. Scocca nuda no, però ci siamo arrivati vicini. Non è male comunque arrivare vicino alla scocca nuda. Poi dai un consiglio a chi ha un'auto storica
una cosa da fare è, nel momento che si va a comprare una macchina, di controllarla il meglio possibile. E la parte purtroppo più costosa per me, che sono meccanico, è sicuramente la carrozzeria, che se uno non è in grado di farsi, purtroppo c'ha un costo esorbitante sul restauro. Certo, perché comunque la meccanica, ti dirigi il motore, lo rifai, te lo fai in cameretta. E invece la carrozzeria, da cosa si differenzia un restauro fatto bene e un restauro fatto male? Sicuramente un restauro fatto bene può essere, come nel mio caso, dove la macchina presentava della ruggine, non una leggera stuccata, una verniciata e via, ma tagliare completamente i lamierati, sostituire i lamierati con lamierati nuovi, oppure i pezzi che non si trovano più di carrozzeria, farli fare da un battilastra da zero, come ho fatto io nel caso. Li avete fatti da zero? Non c'erano pezzi? Alcune parti sì. Mi dici come mai la 5GT Turbo? Ah, la 5GT Turbo perché io quando ero ragazzino facevo dei lavori di meccanica, i miei amici avevano GT Turbo, io avevo 16 anni, io gli facevo guidare, io gli facevo i lavori sulle macchine e loro di notte mi facevano guidare la macchina. Ah, era uno scambio equo! Sì. Da lì ho detto, quando avrò la possibilità me ne comprerò uno. E invece ne hai presi due? E invece ne ho comprato prima uno, poi visto che questo mi pingeva il cuore usarlo tutti i giorni, visto i soldi e il tempo spesi, ho deciso di prendere uno un po' più da battaglia per potermelo vedere tutti i giorni. Beh, come auto da tutti i giorni, come te la vivi? Diciamo che io in 2 anni che ho la blu, 2 anni e mezzo, non sono mai stato a piedi una volta, mai. E anzi, una volta a 3 ore, quindi a 100 km da casa mia, sono rimasto senza la cordina a frizione perché si è strappata, in 4 in macchina ci ha riportato a casa tranquillamente. Mamma mia, incredibile. Forse è stata una macchina molto moderna, non sarei riuscito neanche a partire. Invece questa marcia dentro, motorino ad avviamento, ho fatto Molini, Langan, 20 miglia tranquillamente. Molini, Langan, 20 miglia in 4 senza il cavo della frizione? Sì. Quando vi dico che le auto di una certa età hanno un motivo di esistere, lui l'ha risolto in un concetto. Cioè, beh, vi devo assolutamente ringraziare, fratelli Verrando, perché mi avete dato un'opportunità incredibile. Quindi grazie. Prego. È stato un piacere farti vedere le nostre macchine. E ve le ho trattate bene? Ve sì. Le ho trattate bene? Discretamente. Mirko, un sponsor generale. Come sono andato? No, guidare, beh, penso che a me l'ha dimostrato diverse volte, in diverse occasioni, perché è un po' che ci conosciamo, abbiamo già fatto diverse cose insieme, ma oggi, nonostante i pochi chilometri fatti, sicuramente hai dimostrato che hai le idee abbastanza chiare. E questo mi fa piacere. In definitiva, queste Renault 5 mi hanno davvero stupito. Non pensavo che si potesse avere un telaio di questo genere in quegli anni, soprattutto perché scendendo da un 106 e rimanendone sì contento ma fino a un certo punto, non pensavo si potesse fare di meglio. In realtà sono davvero una bella macchina, quindi se volete prendere un'auto da restaurare, considerate il 5 GT Turbo. Quindi ragazzi, ci vediamo alla prossima puntata. Da Samuele e Verrando è tutto, e il Renault 5 GT Turbo ovviamente. Alla prossima. Siete grandi ragazzi, complimenti. Grazie. Complimenti Mirko.